Buonasera a tutti e a tutti. Allora, una breve diretta, ecco, su queste vicende, diciamo, delle esternazioni da parte dei consiglieri comunali del comune di Grosseto che hanno fatto delle esternazioni che hanno, in un certo senso, fatto una sorta di discriminazione razziale, ad avviso di Rifondazione Comunista e anche del Partito Democratico. Su quello che era, diciamo così, la presenza di stranieri. E sono partiti da lì per poi parlare, ecco, naturalmente al governo, ai loro rappresentanti al governo, parlare del blocco navale, perché ci sono troppi stranieri. Però è proprio il sistema capitalistico, in realtà, come diceva anche Marx, con l'esercito industriale di riserva che vuole, diciamo, per alimentarsi questo sistema nel quale viviamo, la globalizzazione, vuole gli stranieri per alimentarsi, quindi dovrebbero prendersela con quel sistema che invece la destra ha difeso strenuamente, diciamo, quando il comunismo poteva essere un'alternativa. Ecco. E quindi è lo stesso sistema capitalistico che foraggia questo. Poi ci sono le leggi Bossi-Fini, le leggi che contrastano l'immigrazione clandestina, però ecco, nel momento in cui c'è bisogno di manovalanza straniera, viene fuori anche fenomeni come il caporalato, per esempio, che vanno contrastati. Però c'è da parte degli stranieri, perché vengono anche da un viaggio difficile, la propensione a chiedere una paga più bassa e quindi abbassare il costo del lavoro. Quello preoccupa di più noi comunisti, chiaramente, e quindi non la presenza, ecco, diciamo, di persone di colore della pelle differente, cui anche io, diciamo, non è che si pur essendo mare in mano. Un pochino scuro sono, diciamo così. Ecco. Saranno le origini meridionali, però non penso, ecco, che il colore della pelle debba essere elemento di. Però loro lo fanno anche chiaro ormai da anni per quel discorso dell'egemonia comunicazionale, quindi per creare un aspetto nel quale si dipingono, ecco. In un certo modo quelli di destra fanno questo. E diciamo sulla cultura islamica effettivamente possono avere anche una certa, diciamo sì, ragione perché la cultura islamica nei confronti della donna è molto discriminatoria, per esempio, però è chiaro da parte loro l'elemento della strumentalità, ecco, di queste dichiarazioni perché per contrastare il fenomeno della immigrazione indiscriminata che c'è ora, dovresti contrastare la globalizzazione, che invece loro in anni addietro, quando c'erano i no global, hanno difeso strenuamente la loro parte politica. Quindi non vi è coerenza, ecco, non vi è coerenza in questo e poi da parte nostra c'era più un ravvisare, ecco, elementi di criminalità nell'atteggiamento di esponenti di Fratelli d'Italia che portano le pistole nelle feste di Capodanno, ma quello è un altro fatto. Però ci stava bene nell'accostamento tra contrastare, ecco, quello che avevano detto loro, che accostavano la criminalità alla immigrazione, invece non è sempre così. Però questi discorsi, per concludere, non portano, ecco, no, non aiutano a combattere il fenomeno dell'astensionismo perché la gente comune non capisce, ecco, queste dinamiche, oppure le capisce bene come le capisco io, che anch'io sono una persona di popolo, ma non se ne interessa perché dice, noi abbiamo altri problemi da fare tutti i giorni, che ce ne frega che quelli discutano, diciamo così. Quindi la destra al governo potrebbe fare, ecco, le case popolari prima agli italiani, che potrebbe essere una misura anche che avrebbe un senso di socialismo, diciamo così, in un certo senso. Però sarebbe discriminatoria in realtà, però
non fa nemmeno quello, quindi la destra al governo per questi 5 anni non farà niente e perderà voti da destra. Diciamo così che la destra radicale, secondo alcune analisi, cerca di raccogliere in qualche modo, ma non avrà delle difficoltà, come abbiamo cercato di raccogliere noi i voti provenienti dal governo Draghi, che era un governo giudicato riformista, di centrosinistra, eccetera, eccetera. Poi abbiamo avuto difficoltà a raccogliere quei voti perché la gente si era un po' stancata di un certo tipo di politiche. L'unico che è riuscito a prendere i voti dall'astensionismo è stato il Movimento 5 Stelle, nel momento in cui era nel massimo della sua espressione della idealità, diciamo così, che poi il Covid gliel'ha un po' rovinata quella vicenda lì. Però immaginiamoci cosa sarebbe successo con un governo Meloni, diciamo, a governare un fenomeno, una tragedia come quella che è stato il Covid in Italia. Avrebbe perso un sacco di voti, molto probabilmente, e quindi sarebbe stato buono per noi, buono per i 5 Stelle, buono per la sinistra, buono per tutti quanti noi, e invece è andata così. Però questi spostamenti di voti, poi alla fine, all'atto pratico, bisogna vedere, ecco, con la comunicazione politica, la comunicazione per prendere voti che fanno anche questi consiglieri, all'atto pratico, come la spendono, ecco, per risolvere i problemi. E al momento ci pare, i problemi che loro stessi pongono, al momento ci pare che non stiano facendo granché, quindi in realtà, ecco, se noi fossimo più numerosi, non ci porremmo il problema di accogliere gli immigrati, perché ci sarebbe anzi una solidarietà tra quelle persone che sono cadute in povertà anche a seguito del Covid, ma anche a seguito di misure da parte del governo Meloni, come togliere alcuni bonus, togliere il reddito di cittadinanza, e verrebbero da noi insieme agli immigrati a fare una sorta di solidarietà di classe, eccetera, eccetera, se ci fosse una maggiore attenzione per la politica. Però questa attenzione per la politica in realtà non c'è, e diciamo queste esternazioni, che per quanto portano un po' l'attenzione sulla politica da parte dell'opinione pubblica, in realtà il giorno dopo passano sotto i ponti, e quindi, tra l'altro, loro vogliono anche fare, oltre al blocco navale, il ponte sullo stretto, quindi non sappiamo come faranno, diciamo, questi del governo, e quindi noi siamo lì a farci due risate, diciamo così, noi di sinistra, però ovviamente no, ci sembrano tutte misure così. All'atto pratico non succederà nulla, e quindi no, non porti quegli astenuti, se non realizzi, se non risolvi i problemi, gli astenuti a votare non ce li riporti. Poi non sappiamo, ecco, se questo è un problema che si pone la destra, se lo pone di più la sinistra come forza di popolo, però la destra non se lo pone più di tanto, ecco il problema degli astenuti. Comunque è così, cioè è difficile, noi siamo più deboli da quando, diciamo così, il Partito Comunista Italiano è stato cambiato di nome, ma anche in seguito a successive vicende, e i 5 Stelle invece portò gli astensionisti a votare, però secondo gli astensionisti, che non sono poi riandati a votare, non ha fatto quello che volevano loro, quello che chiedevano fino in fondo, a parte il reddito di cittadinanza e poche altre cose. Quindi forse Unione Popolare dovrebbe porsi il problema di dare delle risposte invece a questa popolazione che ha guardato alla destra, ma che è delusa, perché io molte persone le sento che sono deluse in realtà da questa destra e da questa egemonia comunicazionale fine a se stessa, che poi non viene spesa all'atto pratico né per risolvere il problema dell'immigrazione, perché è irrisolvibile nel sistema capitalismo, del capitalismo globalizzato, dello scambio di merci e di persone, anche abbastanza veloce del sistema attuale, e quindi o cambi sistema o non lo risolvi per bene, e allo stesso tempo anche altre cose sulla sicurezza, sulla criminalità, non solo a Grosseto, ma anche in altre situazioni, la destra non ha dato, ecco, delle risposte. Quindi dovrebbe la sinistra riformulare, ecco, un po' il suo programma,
anche avendo come leader uno come De Magistris, quindi anche nell'ambito della sicurezza urbana, che è un uomo comunque di giustizia, della sicurezza urbana, eccetera. Quindi questo dovrebbe essere fatto, secondo me, secondo tanti, in realtà io riporto anche quello che dicono molti, e quindi dare voce a queste persone che si astengono, dare voce a chi non ha voce, diciamo così. Perché purtroppo il Partito Democratico rimane su certe posizioni, diciamo così, fermo e non riesce a prendere chiaramente gli astenuti. Quindi questo era un problema che anche lo stesso 5 Stelle ha avuto successo anche su questa cosa qui. Quindi l'immigrazione, dal nostro punto di vista, è meglio chiaramente sviluppare l'Africa, però per sviluppare l'Africa serve una cooperazione internazionale che nello stato di tensione attuale è difficile, quindi trovi il flusso migratorio e è inutile non rispettare, ecco, per il colore della pelle diverso le altre persone, quindi diventa assolutamente una barzelletta, diciamo così, che però, tipo un greco, un tedesco e un cinese, quelle barzellette là, però queste cose qua, poi dopo, alla fine non fanno ritornare l'entusiasmo nella politica, ecco, quello no. Per quanto attirino l'attenzione, ecco, non fanno tornare l'entusiasmo verso la politica agli astenuti. E purtroppo è così. Grazie, buona Epifania a tutti e a tutti. Vedetevi il concerto, io mi riposo sabato perché sono stanco del lavoro, però vedetevi il concerto dei Briganti di Maremma, che è molto, molto divertente. Io lo vedrò su internet. E semmai lo posto su questa pagina. Grazie. Ciao.